Ora si registra. Buongiorno a tutti, agli affiliati dell'Università della Terza Età di Treviso, ai suoi responsabili, che qui ringrazio per l'opportunità offertami, e agli amici, agli appassionati tutti della geografia. Era stata programmata per la primavera del 2020 una conferenza dal titolo La riscoperta archeologica di Petra. Sempre sul filone di storia delle esplorazioni geografiche e dei grandi viaggi che portiamo avanti da alcuni anni seguendo le tracce sfuggenti delle chimere geografiche. Ricorderete tra le altre le Amazzoni, Gog e Magog, i popoli reclusi dell'Asia, la montagna della Calamita e via discorrendo. Oggi proponiamo una breve presentazione del nuovo argomento, in attesa di poterlo svolgere in presenza e con l'ausilio fondamentale del grande schermo. E iniziamo con i riferimenti storico-geografici attraverso il tempo e lo spazio, da Londra a Malta, da Damasco al Cairo, passando per Wadi Musa e Petra, in un arco di secoli teso dal VI a.C. fino al XIX dell'era volgare. Potremmo in tal modo focalizzare l'attenzione su un personaggio poco noto, ma non per questo meno significativo per la storia dell'archeologia. Parliamo di Jean-Louis Durkheim, figura valente di viaggiatore, esploratore, orientalista svizzero, che nell'agosto del 1812 divenne il primo europeo a rivedere Petra dai tempi delle crociate. Come avremo modo di sottolineare più avanti, era il primo europeo a rivedere Petra dopo più di 5 secoli e mezzo di oblio. Useremo tutto un variegato repertorio cartografico e documentale per inquadrare le tappe della sua missione. Qui avete una carta geografica della Giordania e dei paesi confinanti, all'interno della quale potremo tracciare l'itinerario di Jean-Louis Burckhardt da Damasco al Cairo, passando per la zona che si colloca a est del Mar Morto. Quali tappe fondamentali lui ritroverà anche i castelli crociati a est e a sud-est del Mar Morto. E tra questi la tappa fondamentale sarà quella di Kerak. Kerak, nodo commerciale carovaniero sin dai tempi biblici, nel 1132, anno Domini, vi venne costruita la fortezza cristiana tra la prima e la seconda crociata. Poi nel 1188 capitolerà di fronte alle forze del Saladino, un anno dopo la caduta di Gerusalemme. Qui potete vedere gli imponenti resti, i resti monumentali a strapiombo sul dirupo. L'arrivo a Petra sarà molto problematico per Gianino evidenziare le modalità, le sue modalità ad accesso. Questa è una carta di Atlante storico che ci consentirà di capire il perché di quei 5 secoli e mezzo. Fa riferimento al 1227-1229, la spedizione di Federico II di Svevia, che per via diplomatica ottenne l'accesso e il possesso dei luoghi santi. Quello che nella prima crociata era stato ottenuto in seguito alla conquista cruenta di Gerusalemme, ricorderemo quello che sui libri di storia non è mai riportato, il massacro di tutta la popolazione civile di Gerusalemme, Federico II di Svevia lo ottenne, ripeto e sottolineo, per via diplomatica in seguito a trattative. Si trattò naturalmente di una costruzione geopolitica destinata a non durare nel tempo, esattamente come non era durata la prima costituzione del Regno di Gerusalemme dopo Guglielmo di Buglione. Ma questi sono appunto discorsi che approfondiremo più avanti, anche perché avrò bisogno di ampliare questa carta in modo da poter evidenziare tutti i termini della ricca e articolata leggenda.
Naturalmente, alla fine daremo un'occhiata anche a quelle che siano le risorse turistiche attuali della Giordania, quindi i motivi di richiamo turistico, di pregio paesaggistico e naturalistico del regno hascemita. Tanti pezzi di storia che vanno dalle antichità classiche all'architettura Soroce e Nabatè, le fortezze cristiane, e avremo anche i luoghi di Lawrence d'Arabia che a Wadi Rum, a nord-est del Golfo di Aqaba, condusse molte delle sue imprese. Quindi vi aspetto numerosi e spero quanto prima di potervi salutare in presenza. Vi lascio con questa suggestiva immagine del Casnè di notte con la cerimonia delle luci che si rivelano sulla parete di Arenaria. Grazie a tutti, arrivederci.